è il weekend più bello perché si assegnano i trofei e al contempo è quello più triste perché chiude un'altra grande annata. Benvenuti dal Cremona Circuit per il quinto ed ultimo appuntamento del MES. I piloti sono carichi, l'adrenalina è a mille, ma adesso è giunta l'ora della resa dei conti e noi non possiamo e non abbiamo voglia di aspettare. Questo è l'ultimo ballo, The Last Dance. Fateci divertire! Siamo con Alessio Trombin. Ho chiesto quali fossero i risultati ottenuti finora al papà e mi dice: mio figlio ha ottenuto grandissimi risultati. E mi sembra evidente la cosa, giusto Alessio? Sì, per adesso le prime quattro posizioni le ho provate tutte. Ho provato un primo, un secondo, un terzo e un quarto. Quindi per adesso le prime quattro le ho sperimentate tutte. Adesso vediamo l'ultima gara cosa riusciamo a ottenere. Speriamo un bel risultato per il papà, per la mamma, per i nonni e anche per il team. Certo, grande cuore. Voglio farti una domanda però. Se per caso dovesse piovere, come puoi affrontare l'asfalto bagnato su questa pista? Ah, non lo so, sarà una bella sorpresa per tutti. Ho provato l'asfalto bagnato una sola volta, quindi sarà una cosa nuova. Dai, ci vediamo a fine gara, grazie Alessio. Va bene, grazie, ciao. È un piacere incontrare Andrea Longo qui a Cremona per l'ultima gara della stagione. Andrea, come hai intenzione di affrontare questa gara che forse può essere sia bagnata? Ciao a tutti, questo weekend cercheremo di difendere il settimo posto in campionato e speriamo che non piove perché ovviamente è sempre molto più difficile guidare sul bagnato. E quindi speriamo, incrociamo le dita di correre sull'asciutto. Siamo nei box con Giacomo Zannoni, un pilota giovanissimo che però va a combattere diciamo con piloti molto forti, giusto Giacomo? Sì, è il primo anno che faccio questa categoria perché gli anni prima facevo le mini GP, la categoria più bassa, ed è molto difficile perché ci sono piloti anche del mondiale che fanno le wild card. Certo. E io essendo qua 13 anni ho poca esperienza e a volte faccio delle cazzate molto buone, e, però è molto divertente e si impara tanto qua. Sappiamo che sei ben sostenuto e è giusto che tu faccia un ringraziamento a chi ti sostiene, giusto? Sì, io ringrazio soprattutto Giuliano, la mia famiglia e tutti i miei sponsor, Pinasco, Battilani e Ferri, Pierlux, e Avio Race e tutto il team GS. Ti aspettiamo al parco chiuso, grazie. Grazie anche a voi. Ultima gara della stagione, siamo con Nicolò Lisci che finora ci ha dato grandissime prestazioni, giusto Nicolò? Sì dai, per ora è andato tutto liscio come l'olio e niente dai, speriamo di ripeterci anche qua a Cremona, anche se dalle prove libere stiamo riscontrando un po' di difficoltà, ma non demordiamo dai, speriamo di far bene. Se dovesse piovere domani, quanto ti fa paura l'asfalto bagnato? Va, c'è un detto che con l'asciutto, col bagnato tieni sempre spalancato, quindi va bene così, anche con la pioggia nessun problema, dai, speriamo. Tra le altre cose mi hanno suggerito di chiedere che ci sono delle novità, può essere? Sì, la prossima settimana dovrei andare a Jerez della Frontera per fare una gara del World Superbike nella 300 e poi la settimana dopo sempre nel World Superbike fare l'ultima gara di Portimão e stiamo già lavorando eventualmente per fare il mondiale completo il prossimo anno, ecco. Sì, ma Nicolò, io sapevo che era una novità, ma non una grandissima novità. Sì, è arrivato un po' inaspettata come cosa, visti i risultati hanno deciso di contattarmi, di provare a fare una gara a test. È andata, diciamo, abbastanza bene, ancora a pecco di inesperienza in quel livello, però ci lavoriamo, dai, non demordiamo. È grande Nicolò, grazie, grazie. Ciao. Siamo nei box con Matteo Cristini, che si gioca il campionato, signori, giusto Matteo? Sì, giustissimo, siamo arrivati all'ultima gara con pari punti sul secondo.
Speriamo vada bene questa gara, sono molto carico e vediamo di dare il massimo domani in gara. Allora, Matteo lo troviamo molto soddisfatto, ma noi sappiamo che ha un parente molto stretto che non è soddisfatto allo stesso modo e vogliamo coinvolgerlo. Andiamo da Giampaolo Cristini. Giampaolo. Ciao a tutti, ciao, dimmi. No, dimmi tu, perché vedo che c'è qualcosa che non va. Ma praticamente sabato scorso stavamo facendo i test e causa un contatto con un altro ragazzo, ci siamo stesi tutti e due e ci siamo fatti male tutti e due, quindi male io e male lui. E i dottori non mi permettono di fare la gara, quindi quest'anno finisce così. È stato un anno difficile, grandi soddisfazioni da parte di Matteo, però per quanto riguarda me è un anno disastroso, ecco. Beh, diciamo che è un temibile avversario in meno per gli altri concorrenti. No, beh, qua c'è tanta gente che va forte. Diciamo che avevamo proprio imbastito questi due giorni di test, sabato e domenica, per preparare bene questa gara qua. Era l'ultima della stagione, volevo finire bene. Non è stato un cattivo campionato, però ci sono stati tanti piccoli problemi che ci hanno un po' rovinato la festa, ecco. Adesso recuperiamo e poi ci penseremo per preparare la stagione 2022. Allora, lui dice che c'è tanta altra gente che corre forte. Sì, ma lui è uno di quelli, Giampaolo. No, ti ringrazio, sei gentile. E quello che facciamo è quello, cerchiamo di andare più forte possibile. Quello che sto insegnando a Matteo è quello. E quindi non è facile, bisogna fare un certo tipo di percorso. E quindi dai. Vediamo di finire bene e poi l'anno prossimo ci vediamo sicuro. Bene, allora diciamo che il più fortunato è Matteo, che ha un grande maestro. Ci vediamo alla prossima stagione. Grazie Giampaolo. Assolutamente sì. Ciao a tutti. Grazie mille. Ciao. Eccoci qua con la 300 classe viva, la griglia di partenza con la pole position di Bradley Smith in 1.43.691, Conte 1.44.399, chiude la prima fila Davide Bollani in 1.44.427. La seconda fila si apre con Mattia Vignati che ha chiuso con un 1.45.123. In quinta posizione Alessandro Cervioni 1.45.693, staccato di soli 5 millesimi, un super Giacomo Zannoni che con la sua moto numero 40 si colloca in chiusura di seconda fila, pronto a battagliare, perché no, per le prime posizioni. Apre la terza fila Andrea Vitali 1.45.931. In ottava posizione Stefano Sala 1.46.035, nono Mattia Virone 1.46.105, decimo Andrea Longo, buonissimo 1.46.191, praticamente ha chiuso di 80 millesimi distaccato da Virone e sarà pronto a battagliare, anche perché non è così lontano, 5 decimi dalla quinta posizione detenuta da Cervioni. Bonetti 1.46.226, a chiudere la quarta fila Nicolò Lisci 1.46.646, altro buon tempo anche per lui, sono tutti veramente vicini, nel giro di un secondo abbiamo 7 piloti praticamente che sono pronti a dire la loro e a battagliare. Lorenzini apre la quinta fila 1.46.780, Aloisio 1.47.143, Andrea Loris Riva 1.47.194 a chiudere la quinta. La sesta si apre con Calonaci 1.47.507, qui si stanno un po' alzando i tempi, un po' come il tempo di Matteo Cristini che ha chiuso in 1.47.882. Non è però così lontano da quelle posizioni di mezzo ed è pronto anche lui a battagliare con al suo fianco Alessio Trombin 1.47.930 che ha chiuso a un decimo di distacco da Cristini e anche qui probabilmente ci sarà tanta battaglia per quelle posizioni centrali, si divertiranno tantissimo. Apre la settima fila Aloisio 1.48.339, Finotello 1.48.353, Maria Medvedeva 1.48.424, faremo sicuramente il tifo per lei. Carpinone apre l'ottava fila 1.48.433, Puzzo 48.463, quarta 48.542, nona fila De Stefanis 49 alto come Artem Butt, un 49 alto vicinissimo a De Stefanis. In 50 Marcello Castagna, ad aprire la decima fila Alessandro Riva 1.50.272, Julien Camellini 1.50.040, Lorenzo Magnano 1.50.621 e ad aprire e poi chiudere la griglia di partenza Martino Serra 1.50.802. A questo punto io e soprattutto Andrea Tomio siamo pronti a farvi vivere la 300 Superpod classe viva. A tra poco! Tutto
pronto per la 300 Super Sport Classe Viva. Qui al mio fianco c'è Andrea Tomio. Siamo carichi. Ciao ragazzi, ciao Gianluca. Siamo carichissimi per l'ultimo round. Vediamo cosa ci riservano nelle battute finali questi ragazzi. Quinto round del Cremona Circuit. Questa è l'unica classe, Andrea, dove era già tutto deciso. Praticamente sì. Avrà però... già vinto Davide Conte, però secondo me sono pronti a battagliare. Però, sì, sì, sì. Diciamo che nella 300 Super Sport non è mai deciso nulla, anche se ok il titolo, ma la gara è sempre la gara e quindi ci regaleranno tante emozioni sicuramente. 10 giri che sicuramente confezioneranno al meglio i piloti. Intanto vediamo la classica bandiera rossa che sta sventolando in attesa che i piloti si collochino tutti quanti nei nastri di partenza. Davide Conte ha stravinto questa categoria. C'erano tante wild card, Andrea, dopo andiamo un po' a parlare di Bradley & Co. Intanto attenzione perché si stanno per accendere i semafori, sventola dietro la bandiera verde, si spengono i semafori, via, partiti, vediamo la partenza. Andre, mi sembra che Bradley sia partito forte, abbia messo il suo mottone davanti. È Smith Conte. Allora ti dico la verità, secondo me Conte cercherà di imperversare anche in questa gara. Mi sembra un tanto per iniziare, poi parleremo del circuito. Andre, abbiamo visto intanto Longo. Sì, è Smith Conte. È stata una bella classe, tantissimi piloti. Diciamo che guarda qua, c'è un serpentone infinito. Vuol dire che è davvero una categoria azzeccatissima. Come sempre, soprattutto quest'anno nel motoestate, davvero. Hanno fatto un botto della Madonna. Eccolo lì, mi piace questo. Anche perché speriamo che ci abbiate imparato ad apprezzare. Cerchiamo sempre anche un attimo di commentare le gare col sorriso, certo, sulla bocca, senza cercare di essere contro qualcuno o a favore di qualcuno. Cerchiamo di anche vivere a pieno, essere obiettivi, vivendo a pieno un po' anche il circuito chiuso. Tu, Andre, ne conosci tanti, certo, di piloti, certo. Io ho imparato ad apprezzarne tantissimi. Intanto siamo on board con Matteo Cristini, che cerca una rimonta interessante. Cristini che partiva dalla 17ª posizione, tantissimi piloti nel serpentone, l'hai visto prima, è un circuito completamente diverso da Varano e da Cervesina. Sì, è una pista a sé, è una pista, ricordiamo, nuova, che ho avuto modo di far qualche giro anch'io proprio in questo weekend, e devo dire che è davvero davvero un ottimo impianto, dove adesso è tutto a norma per correre, anche proprio siamo qua nel punto più veloce in questo Zannoni ripetito. Infatti prova Zannoni, vediamo Cervioni, sfrutta tutta la scia Zannoni, grande sorpasso da parte di Giacomo Zannoni, un ragazzo di 14 anni. Doppio sorpasso, doppio, forse va lungo, no, che sorpasso da paura. È un ragazzino di 14 anni, secondo me ne farà veramente delle belle. Ho avuto modo di intervistarlo in una delle storie del motoestate. Intanto viene completato il primo giro con Bradley Smith davanti a tutti, Bollani, anzi no, Conte, sì, Conte. Ostia, ci siamo l'ultima persi il sorpasso e di... ce lo siamo persi perché probabilmente è arrivato poco prima del rettilineo finale, eravamo tranquilli di vedere il mottone blu di Bradley, invece ci troviamo Davide Conte. Il bello della 300 che da un attimo che sei primo ti trovi terzo in una curva. Sì, e soprattutto secondo me in questa gara, dove mi sembra che si sia già creato un bello spacchettamento, Andre, vedi, sì, i primi quattro, sì, che sono volati, sì, 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 e sì, hanno, sì, salutato, sì, la compagnia. Gli altri invece inseguono, però ad esempio vedi, viene segnalato Vignati quinto. Sì. Però io ho visto Zannoni quinto. Probabilmente prima del giro, magari il sorpasso è stato effettuato appena poco dopo, prima, esatto, della bandiera a scacchi. Adesso comunque andremo anche un attimo ad indugiare su quest'altra situazione, tanto comunque è abbastanza semplice. Ripeto, ecco una domanda, Andre. Sì. Non ti chiedo dell'usura, anche perché comunque sono 10 giri, non dovrebbe esserci alcuna usura. Però tempo completamente diverso, faceva freschino? Sì, diciamo che anzi il meteo è stato molto incerto fino all'ultimo, da queste nuvoloni in alto si vede, sembrava che dovesse piovere da un momento all'altro, poi alla fine dai, ha fatto proprio due gocce, ma non ha compromesso, sì, nulla. Non ha compromesso nulla, i primi quattro stanno veramente volando totalmente, stanno facendo uno sport a parte. Intanto siamo con Cristini, che si trova sempre di 17ª posizione, attaccato, tamponando Aloisio, cercando anche probabilmente di scavalcarlo. Andiamo, indugiamo un po' nelle retrovie. Longo, guarda, Bonetti, Girone, qua, Sala, Lorenzini. Ci sono 7 piloti. Qui davanti dovrebbe esserci poi ad aprire il gruppetto proprio Zannoni, che è quello che sta pinzando davanti. Che frenata! Ma che è successo? Un triplo sorpasso. Un triplo sorpasso, ha frenato. Se le stanno dando di santa ragione, sì, questi ragazzi, sì, Andre. Sì, 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 sì.
Ma è bellissimo, è bellissimo. Però hai ragione, si sta un guarda po'. Guarda chi è tornato davanti. Sì, hai visto. Cioè, Smith, Conte, Vitali, Bollani. Bollani prima era secondo, adesso si trova quarto. Smith era terzo, adesso si trova primo. Si divertono e mi sembra che arrivando alla. È proprio la prima. Di poco prima della fine del giro. Sì. Mi sembra che riescono a sfruttare al meglio quella piccola guarda, scia. Sì, sicuro. Beh, lì c'è un lunghissimo rettilineo dove tieni dentro pertanto la sesta marcia. E soprattutto con queste moto la scia serve tanto. Zannoni scavalcato, eccolo qui da Cervioni. Infatti c'è scritto davanti al Cervio. È proprio lui davanti. Oh, mamma Zannoni, ragazzi, ha un. E qui sarebbe proprio tutto da indugiare perché ognuno ha uno stile di guida diverso. Guarda qua, Zannoni, dobbiamo uscire esterno. Zannoni lo appaia, Cervioni, Zannoni. Sì, sì, è dentro. Gran sorpasso! Se le stanno dando di santa ragione. Tra l'altro, non gareggiavano in questa categoria. Sono delle wild card, sono stati prestati, un po' come hai fatto tu nella tua ultima gara. Sì. E si stanno divertendo da matti. Ah sì. Beh, proprio perché uno appunto fa la wild card, dice faccio questa gara, ecco. E la sfrutta. Ecco, volevo chiederti questo, Andre, mentre tra poco ultimeranno il terzo giro. Mi metto nei panni di Davide Conte e ti chiedo: ho già vinto il campionato. Uh-huh. Ti diverti ancora di più? Cioè, sei ancora molto più spensierato? Secondo me sì, perché non fai più i conti del campionato e ti godi la gara. Finalmente ti godi una gara senza l'ansia. Di sbagliare, di far qualsiasi cosa, capito? Quindi questo è importante. Di avere una qualsiasi situazione che possa comunque, poi ritorcerti contro. Perché un piccolo errore, una cosa ti compromette tutto. Invece qua te la godi. Lisci. Lisci è un altro bel pilota, eh? Sì. Viene su bene Nicolò Lisci dalle spalle. Lorenzini adesso, guarda, Lorenzini te lo trovi nono e ti trovi Lisci tredicesimo. Qui a metà giro. Non capisci bene Lorenzini che posizione abbia, ma soprattutto non capisci se Lisci ne ha scavalcati tanti o se Lorenzini è stato scavalcato da tanti. Esatto. Comunque sì, Conte si è rimesso davanti. Quattro stanno facendo un po' di vuoto. Ritmo a parte. C'è Vignati che è in mezzo. È Vignati che è in mezzo, praticamente. È in mezzo, Vignati sì. È proprio da solo, sta correndo a parte. Sì. E poi dietro c'è un gruppone che è quello di Zannoni. Esatto. Bisogna vedere se Vignati adesso ne ha per dare qualcosa di più e attaccarsi al gruppetto dei primi quattro, ma è un po' lontano. Stanno volando i primi quattro, però Andre, e stiamo un po' controllando. Ad esempio, stupisce come Vitali in qualifica abbia fatto 45-9 e si trovi col gruppo dei primi con Smith che aveva fatto 43-6, mentre lo stesso Vignati si trova in questo momento 45-1 aveva fatto, però si trova molto attardato. Quindi probabilmente si sono un po' sfalsate, anche perché ti chiedo, le condizioni erano diverse climatiche? Un po' sì. Non così tanto influenti da cambiare, da pregiudicare in maniera tempi, così esatto, importante. Zannoni. Però qui Zannoni adesso si trova da solo, vuol dire che ha scavalcato Cervioni e Sala. Esatto. Però a questo punto ti chiedo, non riesce mai quando arriva al rettilineo, si fa sempre contro, si fa, poverino, non è che sì, lo fa con cattiveria, probabilmente è anche la moto che magari probabilmente è penalizzata. Se esci da quell'ultima curva prima di quel rettilineo molto lungo davanti, facilmente ti prendono la scia e ti risorpassano, quindi... Ti piace come circuito a te, Andre? Sì, devo dire che l'ho trovato molto divertente. Inizia a essere una pista medio-veloce, dove c'è qualche punto divertente, un po' più veloce rispetto a Varano, che comunque mi piace molto anche Varano, ma è piuttosto lento. Ti do, Andre, qualche tempo, perché così me lo capiamo. In realtà si sono alzati drasticamente. Tipo al terzo giro, prima, Smith ha fatto 45-1, 44-8 Bollani, 45-1 Vignati. Quindi stanno girando un po' più piano rispetto alla qualifica. Sì, mentre invece il gruppone dietro sta andando in 48. Ecco, quindi... Ecco perché c'è tutto quel divario, sono così attardati dietro, stiamo anche un po' cercando tutti quanti. Conte ha fatto un 44-5 straordinario. Sì. Uno dei migliori in pista. Vedevo anche Virone, ad esempio, che si trova nel gruppone, ha fatto 47 alto. C'è proprio una via di mezzo, uno spartiacque. Sì, intanto sì, vediamo sì, un po' di slow motion, Andre. Questo è Pristini. C'è proprio un divario tra i primi quattro. Quello in mezzo che è Vignati, perché alla fine anche Vignati sta facendo una corsa non a sé, però non riesce a tenersi con i tempi così, mentre gli altri sono lì. Assolutamente sì, è particolare. Guarda, la frenata, sono in quattro. Mamma mia, che rischio, tra l'altro. Andre, qua Lisci va tutto esterno, vediamo se prova ad andare interno. Due li ha passati, sì, forse un altro. No, non ci credo.
grande, no, gli no, ha chiuso la porta riesce. In faccia. Gli ha pinzato davanti Smith. Però, Conte, sì. Vitali, Bollani, Andre, chiuso il quarto giro, dai, iniziamo a guardare un po' i tempi. 44-2, Smith ha deciso di alzare un po' il livello. Sì, forse un po' di pressione. O forse anche sfruttare il gioco delle scie, perché è l'unica cosa che mi viene da pensare, Andre. Comunque sono sempre lì come tempi. Ora Smith ha fatto un tempone rispetto al giro precedente dove magari ha avuto qualche sbavatura. Direi decisamente, anche perché se no è abbastanza inspiegabile. Chi si sta un po' attardando mi sembra Bollani, che sta iniziando a perdere qualche centimetro. Ti parlo di centimetri perché tra un po' aspettiamo i raffronti cronometrici alla fine del quinto capire, giro. Capire intanto. Mia, due dentro così. Mamma mia. Lo viviamo anche noi con angoscia e con apprensione, perché sai, è stato un weekend un po' particolare. C'è stato qualche qualche piccolo incidentino tra i vari piloti, però niente di grave. Certo. Però abbiamo anche noi la nostra pressione. Zannoni. Oh, bello. Zannoni, io, a me sembra di vedere che sia un pilota che debba crescere, ma che abbia veramente una grinta clamorosa, soprattutto in questi sorpassi. Cioè, riesce davvero a capire qual è il pertugio giusto e buttarcisi dentro. Un po' come qui. Di Bollani, che sembrava veramente lontanissimo, un modo di affrontare la curva totalmente diverso per tutti, e poi se l'affronti bene riesci a recuperare, se l'affronti male perdi. Cioè, sì, è la metafora della vita, cioè, hai ragione anche tu, che hai detto una cagata, però. No, però è un'ottima osservazione, è vero, è verissimo. Adesso qua appunto ci si lancia in questo lungo rettilineo che è già lungo. Eccolo qua, Zannoni risfrutta la scia, risorpassa Cervioni, e poi tra un po' vedrete che Cervioni lo riscavalca, e questi due si stanno prendendo e dando la posizione dall'inizio della gara. Non c'è Conte. Problema, incidente, probabilmente un dritto di Conte, non lo vedo io. E allora a questo punto mi viene a pensare che abbia avuto sicuramente speriamo nulla di grave, anzi sicuramente nulla di grave. Andre, al quinto giro perdiamo magari uno dei protagonisti. Magari si è semplicemente tornato la moto, non lo so, non l'abbiamo visto. Non l'abbiamo visto, però Davide Conte abbandona al quinto giro, questa è una perdita pesante per il proseguo della gara. Ma qua Cervioni dove è andato a finire? Si trova ottavo, quinto Zannoni, che è riuscito a scavalcare tutti e che si trova davanti al gruppone a questo punto. Però occhio, perché adesso Vignati, che faceva corsa a sé, si trova quarto. Da Zannoni in poi si gioca per la quinta posizione. È cambiato un po' l'iter e il modus operandi. Bollani largo Smith ne approfitta subito. Entra benissimo Andrea Longo, intanto dietro si trova con davanti Sala. Longo è ancora in quel gruppetto dove c'è anche Zannoni. Oh madonna, l'ho visto lì, che pericolo ragazzi, che caduta ragazzi, che pericolo. Meno male, te l'ho detto che c'è stata qualche caduta, niente davvero di grave. Andre, perché è giusto dirlo, certo. Però c'è stata qualche caduta, come ad esempio quella che abbiamo appena visto. Il brutto, guarda, è cadere e rimanere in pista, che se lì arrivano gli altri davvero è molto pericoloso. No, infatti poi in una pista di questo tipo bisogna starci davvero attenti. Andre, per fortuna non è successo nulla di grave. Meno male, e a questo punto possiamo andare avanti con la gara, una gara che ha perso qualche protagonista. Già. Soprattutto sì, a questo punto, sì, Conte probabilmente sì, ha avuto. No, penso che mi arriva conferma. Okay, ha avuto una caduta. Nulla di grave. Niente di grave, perfetto. Poco prima del rettilineo, Andre. Okay. È stato lì che Conte ha avuto il problema. Una caduta, e a questo punto Bollani davanti, Smith secondo, Vitali terzo, stanno contro scavalcando ancora. Tanto Vignati non riesce. Si è avvicinato. E invece no, perché Vignati sta in qualche maniera. Mi sembra più vicino. Provo ad andare a vedere i tempi, Così sì, a vederlo così guadagna qualcosina. Andrea ha fatto 45-2 l'ultimo giro, 45-9 Bollani ad esempio, che ha preso una grande scia da parte di Cristini su Carpinone, probabilmente lo scavalca, sì, l'ho sopravanzato, sì. Andrea guadagna 7 decimi, però non mi sembra che ne abbia per poter rientrare, anche perché manca pochino, mancano 3 giri e mezzo, a 2 terzi di gara, però vuol dire è che è un po' più vicino, ci sta forse credendo, il ritmo lo aveva Andrea, sì, forse gli è mancato un po' lo spunto iniziale, perché probabilmente è stato lì che si è attardato. Sì, avrebbe potuto anche star con loro. Probabilmente avrebbe potuto star con loro mentre stanno i piloti andando ad ultimare quello che è poi il settimo giro per entrare nell'ottavo, quando mancano 2 giri e mezzo alla fine di una gara vincente che vede Bradley Smith davanti, secondo con la numero 73, Andrea Vitali che sta facendo una super gara, Bollani terzo. Intanto andiamo a vedere, ad indugiare un po' con le telecamere su Andrea Longo,
che sta combattendo in questo gruppone, si trova in questo momento decimo, potrebbe prendere qualche punticino, qualche punticino che è importante anche comunque per non tanto per smuovere la classifica, ma no, anche però, per andare a pensare certo. vista dell'anno dopo, perché poi ognuno fa delle considerazioni, Andre, magari poi ne parleremo, anzi magari ti chiedo anche adesso, che considerazioni fa un pilota come Conte? Può migliorare la 300 Supersport classe Viva andando in un'altra categoria, o quello è il must, è il top che si può raggiungere al MES? Questa è più una domanda personale che faccio a te. Secondo te? Beh, è una domanda particolare, perché lui potrebbe fare il salto di categoria, quindi passare, che ne so, alla 600. Ecco. Se invece volesse rimanere sulla 300, qui è il massimo che può fare. Certo, qua, quello chiaro. È proprio il suo format, il suo modus per il suo status, mentre lì davanti i primi tre continuano a darsele di santa ragione. Hanno ultimato il settimo giro e sono entrati nell'ottavo Smith, Vitali, Bollani. La cosa incredibile, Andre, che però sono sempre attaccati. Cioè, non è che qualcuno ha preso e ha deciso di andarsene. Nessuno se n'è andato, nessuno ha preso ed è scappato. E c'è sempre stato Smith davanti. E adesso inizia a essere francobollato a lui Vitali, inizia a mettergli pressione. Sì, è molto molto vicino. Lisci, vediamo se entra sul Cerbioni. Sì, ma forse va lungo. No, non va lungo, la tiene. Sembra sempre. È incredibile, con quell'immagine lì, sembra, invece riescono sempre a ributtarla dall'altra parte. Senti, Andrea, secondo te Smith prova a far andare davanti Vitali e a mettersi dietro da cane da tartufo? L'ha fatto spesso con Conte e alla fine ha avuto ragione lui. Perché perso eccolo, fatto in tempo a dirlo. Sembra preparata, non è così, ve lo posso garantire. Ma perché è proprio una delle sue peculiarità. Intanto Zannoni, mamma mia, vicinissimo, non al contatto, però con Bonetti. Zannoni scavalcato da Bonetti, adesso si è messo dietro. Guarda Bonetti come si gira, come per dire stammi dietro, stammi lontano, non ti voglio vicino. Eh sì, forse proprio ragione, una caratteristica di Smith lo ha fatto spesso, si mette a guardare. Sì, magari a modalità cane da sai cosa, tuffo. Che stando dietro qualche giro e poi, tu vedi qual è i punti deboli, capisci qual è il punto dove puoi andare, sai dove lo passare. Puoi attaccare, capito, quello è. E quindi sì, molto probabilmente l'ha fatta apposta a questo punto, da pensare così, perché se l'ha sempre fatto. Mi sembra proprio che sia una delle sue peculiarità, quella di Bradley Smith, mentre tra pochi piloti vanno ad ultimare l'ottavo giro. Vediamo se Zannoni sfrutta la scia. Intanto la scia la sta sfruttando Zala, sta sfruttando Bonetti su Lorenzini, lo scavalca Zannoni, vediamo se riesce a fare ad un sol boccone tutti e due. Direi di sì. Incredibile, ragazzi. Direi Zannoni esce come un cannone, come un martello. Caduta purtroppo, vediamo se riesce a rimettere su la moto Vigna. Sì, buonanotte Vitali, che peccato. Rimangono Smith e Bollani. Vignati, a che ha condotto Vignati, una gara da solo, si trova sul podio. Pensa clamoroso. Perché con fuori Conte e Vitali. E io ti dico occhio, perché dietro Zannoni aveva scavalcato Lorenzini e Bonetti. Guarda dove si trova Zannoni. Quinto un'altra volta, scavalcato di nuovo da Lorenzini, che riesce di nuovo a sfruttargli, a mangiargli quel tocco di scia prima del rettilineo finale. È una gara bellissima, Andre. Però adesso è una gara a due. Smith Bollani. Bella. E ormai, guarda, ormai manca poco. Devo dirti la verità, la 300 Supersport ci ha sempre fatto divertire. È sempre stata una categoria dove se le sono date dall'inizio alla fine e hanno sempre fatto veramente un gran bel baccano. Ah beh, sì, quello in, diciamo che la 300 in qualsiasi campionato tu la vai a vedere, appunto dal Motestate all'italiano al mondiale, è sempre stracombattuta, è bellissima per quello. E mi sembra che Smith stia allungando su Bollani adesso, anche perché sempre di quel quartetto cetra iniziale con Conte, con Vitali, Bollani era sempre quello un po' più dietro. Mm-mm. E mi sembra che adesso qualche centimetro lo inizia a pagare, Andre. Sì. Anche perché Bollani a questo punto inizia a farsi qualche calcolo e dice quasi mi accontento della seconda, voglio dire. Non è che arrivo quindicesimo, certo. Con tutto il rispetto del quindicesimo, in questo momento è Carpinone, arriverebbe secondo. Chiaro. Quindi voglio dire, a conti fatti sei comunque arrivato dietro a Smith, che non è proprio l'ultimo. Non mi sembra proprio, forse probabilmente qua dentro è pure il primo, che non me ne vogliono tutti quanti gli altri per l'esperienza che ha. Chiaro. L'altro, Andre, gara bellissima, soprattutto nella parte centrale, anche. Cioè, dalla quarta posizione all'ottava si stanno divertendo come dei pazzi. Intanto, ultimo giro è effettivamente bella stoccata da parte di Bradley Smith, che fa 1.44.7, Andre, 45.0 Bollani, 3 decimi che però iniziano ad essere veramente pesanti. E forse Smith si invola verso una vittoria importante per lui. Beh, sì, diciamo che
ha guardato un attimino, si è rimesso davanti, adesso prova a dare il tirone finale per mettersi, ecco, al sicuro, al riparo da qualsiasi insidia, perché sai che se lì non prendi un po' di margine alla fine di là rischi la frenata là in fondo e rischi di mandare Aramengo un po' tutta la gara. Mamma, quanto sono vicini lì davanti, stanno facendo una gara meravigliosa Zannoni, Lorenzini, Bonetti, anche loro, veramente una gara bellissima. Andre Smith mi sembra che ha dato la frustata finale, sembra che è entrato Lorenzini, intanto Zannoni vediamo se prova l'ultimo attacco per prendersi la quarta posizione. Zannoni entra dentro. Interno, ma io non mi fido mai di questa sfida, perché Zannoni entra e adesso vediamo che dovrà subire pure la controscia, perché se le stanno veramente dando, ed è un piacere veramente. L'ha fatto Smith, ha rallentato, forse un errore di Bradley Smith. Ne può approfittare Bollani, o forse l'ha fatto quasi apposta, cioè mi sembrava che si è quasi girato. Esatto, metà giro incredibile. Adesso bisogna capire se Smith si riprende la posizione. Le telecamere indugiano su Lorenzini, Zannoni e Bonetti, che stanno dando vita ad una sfida per il quarto posto clamorosa. Vignati è terzo, poverino, non sa manco lui come, stavo per dire, ma anche per via delle cadute di Conte, certo, Vitali, certo. Bravissimo Vignati. Smith si rimette davanti Bradley Smith, vince l'ultima gara, guardalo lì come fa con la testina. Contentissimo Bollani, esulta col suo box. Vignati terzo, Smith, Bollani, Vignati. Vediamo come escono quei due, se c'è Lorenzini, Zannoni o Bonetti davanti. Io li aspetto, Andre, possiamo aspettare pure a vita qua. Non è un problema, abbiamo una bella panoramica di tutto il rettilineo. È largo, sì, c'è Lorenzini, è Lorenzini. Guarda lì per non giocare con la scia. Lorenzini, Zannoni, Bonetti, Andre, e qui arriva il gruppo Uncellone, Sala, Cervioni, Lisci, Longo, Aloisio. Andre, facciamo così, diamo linea al parco chiuso e poi ultimissime considerazioni di una 300 che vede vincere Smith, Bollani, Vignati. Andrea Longo, com'è andata? La gara è andata abbastanza bene, ho fatto un sacco di sorpassi. E purtroppo in rettilineo ero molto svantaggiato e quindi ho cercato di difendermi il più possibile, però mi sono divertito tanto, è stata una bella gara, sono contento. Quindi soddisfatto? Sì, sì, molto. Qualche secondo con Matteo Cristini. Matteo, com'è andata? Benissimo, alla grande, adesso speriamo che passa le verifiche, anche se le passa perché è tutto in ordine. E se è così abbiamo vinto il challenge, sono contentissimo e bene. Bellissima gara, ho fatto un po' fatica, però va benissimo così, sono stracontento, cosa devo dire? Bello, 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 grazie a tutti! Grazie a te, grazie, ciao! Velocissimamente al parco chiuso con Nicolò Lisci, soddisfatto Nicolò? Sì, dai, è stato un weekend difficile fin dalla prima prova libera, stiamo girando 2,5 secondi dai tempi di maggio, l'importante era finire secondo in campionato e ce l'abbiamo fatta, era non fare cagate... L'importante era arrivare secondi, ce l'abbiamo fatta e sono contentissimo. E poi mi è corso sull'asciutto. Sì, io speravo sul bagnato, dato che quasi nessuno ci aveva girato e invece è asciutto. E niente, mi sono divertito perché è stata una gara di gruppo e niente, è bello così, dai. Secondi in campionato, perfetto. Grande Nicolò, grazie mille, ciao. Ciao. Rieccoci con Andrea Tomio, ciao Andre. Ciao Giallo. Vince Smith, secondo Bollani, terzo Vignati, gran bella gara. Bellissima, bellissima, dai, si sono divertiti fino alla fine e ci hanno regalato un ultimo round da paura come sempre. Ragazzi, veramente vogliamo farvi i complimenti, ci avete fatto smattare, come si osa dire, un po' da queste parti. Andre, noi cosa facciamo? Possiamo dare altro che appuntamento all'anno prossimo? Per forza, ci vediamo l'anno prossimo, ragazzi. Ci vediamo l'anno prossimo, super, ricordiamolo sempre, Davide Conte che vince la classifica di categoria quest'oggi. Vince Bradley Smith, secondo Bollani, terzo Vignati, ciao Andrea Tomio. Ciao Gianluca. Ciao a tutti. Ciao.